Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, come sempre qui con Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buona giornata e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi giornata uggiosa, Sì. Vedremo domani. E vedremo domani. Qui si diceva che doveva venire il bel tempo, invece non è ancora arrivato. Ma arriverà. C'è scritto anche sul giornale. Lo dice il giornale, come dicevano alcune canzoni. Walter, puntata numero con Focus. 178. 178esima volta che ci troviamo qui. Ogni volta torno invece, non sta... No, scherzo. A volte ritorno, sono contento. Ma soprattutto tornano con tanti ospiti. Chi ci hai portato quest'oggi e come mai hai voluto questi ospiti oggi qui con noi a Focus? Allora, abbiamo detto che il 21 febbraio, proprio a conclusione del centenario degli antichi comuni milanesi, la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, unitamente al tavolo Periferie Milano, hanno promosso, diciamo così, il centenario sociale. Abbiamo fatto delle iniziative per conoscere l'evoluzione territoriale del Comune di Milano e quindi che nel 1873 cambia significativamente i suoi confini dal centro storico sostanziale poco più di 8 km quadrati, passa a 76 km quadrati, appunto aggregando l'allora comune dei Corpi Santi. Nel 1923 c'è un più che raddoppio del territorio milanese, sì, con l'aggregazione degli 11 cosiddetti comuni contermini, che vanno da Niguarda, a Chiaravalle Milanese, fino a Trenno. Abbiamo con questa iniziativa, il 21 febbraio a Palazzo Reale, riconosciuto, diciamo così, tutta una serie di realtà che preesistevano al 1923 e tuttora sono operative. Okay. E quindi, quando noi parliamo di identità, di riconoscimento, eccetera, chi meglio che chi ha una storia lunga più di 100 anni? E in questo caso abbiamo invitato appunto le suore che presidiano da quasi 150 anni in quel di Figino, quindi antico comune di Trenno Uniti, con l'istituto Figlie di Betlem, che è un'iniziativa educativa e quindi può essere un interessante focus e sguardo su 5-6 generazioni che si sono mano a mano avvicendate, quindi anche i loro cambiamenti. Che è cambiato tanto in questi anni, immagino. Allora diamo il benvenuto a Suor Andrina e Suor Monica. Buongiorno a entrambe. Grazie mille di essere qui. Più di 150 anni portati benissimo, però insomma diciamo che l'attività va avanti e... Anzi, dal 1875 gli origini. Esatto. E siete comunque al passo con i tempi, nel senso che insomma, è quella, la sfida molto è quella, no? Com'è essere appunto ultra 150enni ma dover poi operare e lavorare nell'oggi? Sì, in effetti la nostra fondatrice, Madre Virginia Besozzi, inizia l'opera in Figino nel 1875 e inizia supero con la scuola. All'interno diventa una comunità religiosa con la presenza anche allora come un istituto assistenziale, la presenza di orfani oppure di bambine che non hanno un'educazione in casa perché magari uno dei due genitori deve lavorare, per cui diventa da opera assistenziale a opera socio-assistenziale nel corso del tempo. Andiamo soprattutto la scuola elementare è sempre stata presente all'interno dell'istituzione, mentre l'asilo, come allora era all'interno della parrocchia di San Materno. Soltanto negli anni '80 l'asilo, che poi diventa adesso scuola dell'infanzia, fine anni '90, i primi anni del 2000, scuola dell'infanzia, rientra all'interno dell'istituto che è in via Novara 540. Con la scuola secondaria invece di primo grado, che allora era scuola media, dagli anni 60 agli anni 70 inizia con la scuola di via San Giusto, che era qua a Milano, si diventa proprio una succursale della scuola di via San Giusto, della famosa scuola Caldara. Invece con gli anni 91-92 diventa la scuola media legalmente riconosciuta con gli alunni che provengono dalla scuola che avevamo in via San Vittore 24. Okay. Per cui
col tempo, poi con l'anno 2000, appunto, c'è stata la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria. All'interno dell'istituto, nato come assistenziale, diventa anche socio-assistenziale, perché si passa dal vecchio collegio alle nuove normative con gli anni 70-80, per cui diventano le prime comunità per minori. Infatti noi le chiamiamo casa d'accoglienza. Inizialmente con l'assistenziale era rivolto solo alle figure femminili, alle bambine, dopo invece con la comunità alloggio si incomincia a accogliere anche i maschietti, e anche all'interno della scuola, cominciando anche dalla scuola primaria, si iniziano ad avere i maschi, fino ad arrivare all'alloggi con tutte le nuove trasformazioni che ci sono stati all'interno del mondo della scuola e anche al mondo della società. Infatti, perché insomma, da una parte appunto c'è il mondo della scuola che si aggiorna o cerca di aggiornarsi a un mondo, del mondo sociale, il mondo fuori la scuola, che va alla tripla velocità di quel mondo lì. Non deve essere per niente facile, insomma. La nostra fondatrice già aveva questo taglio di essere attenta al sociale fin dal suo tempo. Proprio ha sempre dato questa impronta, un'impronta legata proprio all'aspetto religioso, alla scelta di vita consacrata, ma anche a un aspetto di vita sociale. Attenzione ai tempi che c'erano, per cui anche nel mondo della scuola, Suor Monica, che è all'interno della scuola, sta vivendo anche lei, insieme viviamo questi momenti, ma lei in modo particolare. Suor Monica, com'è stare all'interno della scuola tutti i giorni? La invidio, sai che non la invidio molto, devo dire la verità, Infatti il territorio, come diceva Suor Andreina, visto come ambiente e come spazio culturale, è uno degli obiettivi più importanti dell'eredità che ci ha lasciato la fondatrice. Per cui aprire la scuola al territorio come storia e come ambiente è uno dei nostri lavori più grossi. E all'interno di quello passa la nostra formazione e la nostra didattica. Abbiamo ragazzi che provengono dalla zona, ma anche da zone limitrofe, quindi è importante conoscere. Chi sono i ragazzi che vengono da voi? Chi sono? Sì, i ragazzi vengono dalle zone, come dico, della provincia di Milano, qualcuno anche dalla città di Milano, questi quartieri. Nel tempo abbiamo sempre avuto questa utenza, e là dove cercano un ambiente che possa offrire queste prerogative, perché una delle caratteristiche della scuola è un progetto educativo. Uh-huh. La scuola paritaria, come la nostra, ha la possibilità di presentarsi con un progetto educativo, non solamente una didattica, che quella è normale, cioè all'interno delle normative ministeriali, però c'è questo progetto educativo. E come dicevamo, l'ambiente e la storia sono importanti da far passare ai ragazzi. Tra l'altro adesso abbiamo provenienze anche da tutte le parti del mondo, e specialmente il quartiere di Figino offre queste opportunità, e noi siamo ben contenti di aprirci a questo. Abbiamo delle realtà sociali anche che hanno le loro difficoltà, le loro problematiche. Conosciamo tutti quelle che sono le utenze sul percorso che ci porta alla scuola, e noi accogliamo tutte queste realtà e con loro facciamo scuola. Walter, com'è che i milanesi non conoscono Milano? Ma che sia la volta buona che invece, grazie a loro, i nuovi milanesi riescono anche a conoscerla un po' meglio, questa Milano? Insomma, questo amore per il territorio, questo legame col territorio sicuramente può aiutare, no? Allora, Figino, proprio l'ubicazione anche dell'istituto, è sostanzialmente al confine con Settimo Milanese, quindi possiamo vederlo come una frontiera oppure come una cerniera. Da questo punto di vista sicuramente è una cerniera, nel senso che parecchi che vengono anche dai comuni limitrofi, Settimo Milanese, Cornaredo, eccetera, più quelli che vivono a Milano, che sono due realtà, ma poi ce lo diranno, sostanzialmente diverse. Un conto è vivere e abitare in un comune più o meno grande, chi lo dice? Un conto è essere a Milano, c'è una dinamica diversa, sì. Insomma. E quindi l'ho questo è entrambe, no? Lo dico perché interessante. Dopodiché il tema è: ma quelli di Figino conoscono l'Ambrate?
Perché questo è il punto. Cioè, allora, la domanda è: quelli vicino conoscono l'istituto? Prima di tutto è questa domanda, perché poi qua è il problema. La gente, insomma, a volte non vede oltre il suo naso. No, vi conoscono, sì. Allora, siete... ci conoscono. Per come ecco, quello potrebbe essere interessante. Perché per come conformato anche vicino, infatti. Ci conoscono anche perché nel 2019, a giugno, 19 giugno del 2019, abbiamo inaugurato la strada Madre Virginia Besozzi. Che è ex via Turbigo, che è la strada che collega appunto la via Novara di prima del raccordo del 90 della tangenziale, girava all'interno del rione di Figino ed era la via ex Turbigo. Adesso la via Novara si chiama via Madre Virginia Besozzi. Ecco, ma c'è un motivo anche perché le suore hanno ceduto una quota parte di terreno e finalmente questa strettoia che era via Turbigo. Che ma allora dobbiamo ringraziare loro. Oh, allora vi porto il ringraziamento di tutti quelli del Milano Ovest che finalmente hanno quella larga strada che insomma prima era impercorribile. Cioè, potremmo dire che non è stato a gratis, avete fatto benissimo. È stata una cessione di territorio e finalmente Figino ha avuto questo budello proprio che era problematico quando c'era anche la nebbia. Adesso la nebbia c'è un po' meno sicuramente, però non si riusciva in pratica a passare. Invece adesso c'è una strada dignitosa anche con il marciapiede, che non è una cosa irrilevante per chi percorreva quel tratto di strada già stretta con i mezzi. Ricordo le mamme con i bambini che passavano praticamente poveretti in mezzo alla strada per andare a Figino, cioè effettivamente la nostra fondatrice già allora, quando passava il gamba de legna, ecco, aveva donato appunto già un pezzo sulla fermata del gamba de legna, perché dopo il Dazio si fermava, ecco, lì la fondatrice a suo tempo appunto aveva già dato, per cui noi memore della società di tutta l'evoluzione abbiamo ceduto, ecco, questa parte di terreno per questa strada. Ma vivere un territorio vuol dire anche questo, no? Riuscire proprio ad adattarsi e anche a capire quello che il territorio ha bisogno. Diciamo giustamente che appunto già la gente fa fatica a conoscere quello che c'è sotto casa, sotto il naso. Poi il problema è proprio appunto, come dicevi prima Walter, che magari quelli di Figino lo conoscono, Lambrate invece. Noi abbiamo il territorio milanese tutto frammentato, articolato. In lembi, dove abbiamo l'area, diciamo così, periferica, che va dai confini comunali fino alla cerchia della 90-91, dove con il Centro Studi Periferia abbiamo mappato 166 toponimi diversi. E dalla parte ovest di Milano, appunto quando noi parliamo di Figino, ma poi ci spostiamo un attimo, Quinto Romano, piuttosto che Trenno, Bosco in Città, anche un toponimo particolare, ma anche il Parco di Trenno, come anche il Parco delle Cave. Ecco, vediamo che in un fazzoletto di terra ci sono realtà completamente diverse. Figino ha quella, diciamo, caratterizzazione di borgo, dove tutto sommato ci si conosce abbastanza, non è dispersivo come un quartiere del centro, oppure anche della semiperiferia, o del semicentro, dove ci si confonde. No, Figino è abbastanza, anzi non è abbastanza, è individuato precisamente e quindi c'è una conoscenza. Esiste però un problema milanese, ma non solo, anche nelle altre grandi città, e cioè che c'è un pezzo di storia, in particolare quella milanese, quella che va dal 1873 al 1923, che sostanzialmente non è insegnata, non rientra nei programmi didattici. Quindi c'è un programma didattico che prevede la conoscenza del territorio circostante, ma una geografia e una storia di quello che è il comune, come si è evoluto, quello no. Quindi noi partiamo sempre, abbiamo fatto una settantina di presentazioni, diciamo a carattere didattico per certi aspetti, in biblioteche, associazioni, scuole, dove la prima cosa che diciamo è: sapete che esiste Assiano a Milano? Chi ci segue lo sa ormai. Ormai lo sa, perché c'è la necessità di costruire un ABC della città, perché A come Assiano, B come Basmetto, C come Cavriano, eccetera, eccetera, per un totale complessivo a Milano di più o meno 239 toponimi diversi. Allora, questo è il tema, che non c'è una permeabilità nella città, ma questo perché c'è una dinamica normale, uno fa casa, scuola, lavoro, più un po' di amicizie, se è giovane va a giocare a calcio piuttosto che altri sport, oppure... Ecco, la frequentazione è normalmente di più dell'80%, uno frequenta 3 o 4 luoghi. Poi l'altro 10-15% qualche altro luogo. È chiaro che, essendoci un'articolazione
in una metropoli seppur piccola come Milano, però così vasta di toponimi non conosciamo, e non conosciamo nemmeno il patrimonio che c'è, la ricchezza che c'è. Per quello abbiamo fatto le giornate per i Ferri Art Me. Prima abbiamo parlato di quanto è difficile anche comunque rimanere al passo con i tempi, aggiornarsi per riuscire anche a entrare in relazione, poi immagino, con questi ragazzi e queste ragazze che sono anni luce distanti da chiunque sia seduto a questo tavolo, evidentemente, e non deve essere niente semplice. Tu, Walter, questa mattina mi hai mandato anche dei dati molto interessanti che parlano del mal di scuola, che io pensavo di avere anch'io, invece ho scoperto che non era proprio così. Perché dei dati che sono usciti questa mattina su Leggo, le prese di studio sul giornale milanese, dice: ansia da prestazione e stress. Il rientro a scuola è un trauma per 6 studenti su 10. Dentro poi sono dei dati molto interessanti, perché questa è un'indagine fatta su 89.000 ragazzi di 11, 13 e 15 anni. Credo che 14 no, perché saranno in inizio e superiori, quindi è un po' diverso. E vengono fuori dati molto interessanti. Com'è questa storia? Lo chiedo a voi, che tutti i giorni avete a che fare con giovani menti di cui sappiamo poco noi che siamo fuori. Li crediamo sempre viziati, li crediamo svogliati. Ma anch'io ho stressato il mio tempo. È così, è più difficile. Cosa c'è che non funziona più? Guardando i volti dei ragazzi che questa mattina sono rientrati a scuola, si potevano leggere due situazioni. La voglia di rincontrarsi tra di loro, perché comunque a scuola fondamentalmente stanno bene, giocano, si divertono, chiacchierano, però c'è la problematicità e la criticità del quotidiano, dell'impegno quotidiano, che non è una cosa così scontata. L'ansia da prestazione spesso gli viene anche creata, perché comunque questi ragazzi devono rendere conto giustamente alle famiglie, e le famiglie vogliono il meglio, diciamo così, per loro. Purtroppo a volte il meglio si traduce in il voto. Questo rovina la quotidianità della vita a scuola. Loro fanno tante ore a scuola, stanno tanto tempo assieme. Quindi andare d'accordo, non andare d'accordo. Poi sì, i social, d'accordo, anche questo hanno da una parte favorito, dall'altro magari rallentato i rapporti umani tra di loro. Però quando li vediamo impegnati fanno delle cose anche belle. Torno un attimo alla via. Sì. La via l'abbiamo ottenuta anche grazie all'impegno e alla passione che i nostri alunni, consiglieri del Consiglio di Municipio 7, ragazzi e ragazze, hanno lottato per portare avanti questa eredità dell'Istituto Figli di Betlem. Noi abbiamo sempre partecipato a questa iniziativa. La nostra preside, Andrea Carla Bettinelli, voleva che i ragazzi si misurassero con gli altri, essendo una scuola che aveva dei numeri non così elevati, e loro hanno sempre portato avanti una grande passione per la loro scuola, oppure non so, anche Figino, l'illuminazione a Figino, e così è stata conosciuta la scuola dai figinesi, grazie ai ragazzi. È stata conosciuta anche da persone più grandi, diciamo dagli assessori, perché i ragazzi non si devono imbrogliare, una volta che si fanno delle promesse vanno mantenute. Quindi il mal di scuola viene nella quotidianità, ecco. Abbiamo visto impegnati in tanti progetti, da Mind, abbiamo raggiunto anche dei risultati considerevoli in più annate, l'ultimo l'anno scorso. Imparano a conoscere questo mondo, a mondi altri, come può essere la lingua cinese, perché loro sanno che noi abbiamo avuto anche il cinese fino a poco prima del lockdown nella scuola, grazie a un gemellaggio con l'Università della Cina. I parchi che avete nominato per loro sono abbastanza normali, perché Bosco in Città, Parco delle Cave, fanno parte del patrimonio formativo e didattico dei nostri progetti. Figino conosce la scuola, conosce il territorio abbastanza. A mio avviso sono sempre stati molto attenti alla storia. C'è un bel libro, no? Sulla storia di Figino, anche curato dall'allora parroco Don Efrem. E quindi questo aspetto, adesso siamo anche coinvolti dal nuovo comitato di quartiere, quindi, e questo permette di intrecciare storia e modernità. In tutto questo fate anche la scuola. Cioè, è interessante. La scuola è questa. È scuola viva. Questa è la scuola. Sarebbe, questa qui sarebbe, questa cosa qui sarebbe da parlare con altre scuole che conosciamo, che insomma vanno, c'è il programma, c'è il programma, non possiamo fare niente. Ma c'è un tema che noi sottolineiamo, perché andiamo sempre un po' a compartimenti stagni.
Questo per, non è un problema di colpevolezza o meno, ma è di dinamica normale. C'è un tema che noi vogliamo sottolineare, che è quello della didattica sul campo. Nel senso che noi abbiamo un patrimonio, pensiamo, noi diciamo sempre alle università milanesi, abbiamo più di 220.000 studenti con 26 circa tra università, quelle più conosciute, ma anche accademie, e quindi con una articolazione di interessi, ma anche di apporti che potrebbero essere dati alla città, se invece di andare un po' sul caso, mettiamolo così, o sull'occasione, sul progetto particolare, se noi queste giovani risorse le mettessimo a frutto proprio nella logica della didattica sul campo. Abbiamo avuto qualche rara sperimentazione che continua peraltro, tipo per esempio nel quartiere Aler San Siro, dove il Politecnico di Milano ha aperto una aula didattica. Ormai sono 10 anni. Vuol dire che gli studenti imparano sul campo guardando un quartiere, quella che è la dinamica, un quartiere molto vario per certi aspetti, imparano lì la logica dell'architettura e quindi come sono stati costruiti i quartieri, come sono stati mano a mano gestiti, quali sono le implicazioni anche per un miglioramento della situazione. Ecco che allora noi pensiamo che gli studenti, un po' come nella logica che diceva Suor Monica prima, è quello di renderli protagonisti, quindi dei progetti, ma anche di una continuità. Allora, noi pensiamo, per esempio, dicevo prima, le giornate Periferia Art Me. Le giornate Periferia Art Me le abbiamo proposte, quindi con il prossimo 19-21 di aprile andremo a oltre 500 sopralluoghi accompagnati. Sopralluoghi accompagnati che l'obiettivo è quello di far conoscere quei toponimi che forse si conoscono, ma attraverso quelli che sono i beni artistici, architettonici, paesaggistici o museali esistenti. Perché noi siamo Piazza del Duomo con il Duomo, la Scala, dopodiché andiamo al Castello Sforzesco, Cenacolo, i più sportivi vanno allo Stadio San Siro. E poi è chiusa un pochettino lì la questione. Secondo museo più visitato di Milano, quello dello Stadio San Siro, che mi lascia un po' sconvolta questa cosa, ti devo dire la verità. Dopodiché la logica della frammentazione, come abbiamo detto qualche volta, è che a 100 metri c'è il cavallo di Leonardo, comunque realizzato su disegni di Leonardo da Vinci, e non c'è nemmeno un cartello che lo indica. Quindi potrebbero dire, guardate che voi che venite al museo dello stadio, se fate 100 metri è anche gratis e potete vedere la più grande statua equestre del mondo che ha un gemello nel Wisconsin. Certo. Solamente che nel Wisconsin è tra i 100 monumenti più visitati degli classico. Stati Uniti d'America. Qui il cavallo di Leonardo è stato posto nel 1999 con l'allora assessore Carruba e si sono lamentati gli americani che l'hanno donato perché insomma non lo va a vedere nessuno. Ecco, per dire allora, la didattica sul campo vuol dire anche addestrare per certi aspetti o sensibilizzare gli studenti che poi diventano loro i ciceroni. Sì. Raccontano loro a chi? Alle loro famiglie, e quindi nella logica anche di adottare, lasciatemi dire, un monumento, comunque un bene, c'è il tema del conosco e quindi magari me ne prendo cura. Sì. Altrimenti facciamo come l'Istituto Marchiondi, esposto al MoMA di New York e lasciato in uno strato. Che cade a pezzi invece quel di Baggio. Il colpevole degrado. Invece è interessante appunto come diceva prima Suor Monica, cioè anche nelle operazioni che fate, parlava prima di illuminazione sì, di sì. No? E poi diceva giustamente i ragazzi non si prendono in giro, cioè quindi poi una volta che prometti devi fare le cose. E quello vuol dire anche far amare un territorio a quelli che sono lì, a quelli che ci abitano, a quelli che lo vivono e che poi magari appunto diventano anche i ciceroni, come diceva Walter. Prima parlava delle gambe di legno, raccontate anche delle gambe di legno, ragazzi? Oppure... Sì, sì, hanno fatto anche all'interno proprio del municipio 7, durante una giornata è stato proprio trattato il gamba di legno come punto storico, anche perché è presente a Settimo Milanese, però loro conoscono, quando prima parlava anche del territorio, i nostri alunni fin dagli anni 90 hanno sempre iniziato a conoscere il territorio legato appunto ai fontanili, c'è tutto, abbiamo una storia anche su questo, e a seguito anche proprio per essere nel sociale e nella realtà, anche a livello proprio di temi attuali come quelli dell'inquinamento, della natura,
5-6 anni fa abbiamo fatto uno spettacolo multimediale proprio sull'enciclica di Papa Francesco, coinvolgendo i ragazzi, prendendo spunto proprio dal territorio, anche dalla cascella all'interno, dal Petrarca, e l'abbiamo chiamata La Terra, un giardino per tutti, e l'abbiamo rappresentata all'Auditorium San Fedele. Per cui tutti questi aspetti legati alla vita che loro vivono o che sentono alla scuola, noi cerchiamo di presentarli e loro diventano attivi anche. Beh, direi, Walter, che ospiti perfette per Focus Periferie, per raccontare appunto il territorio. Quindi, Walter, davvero ti ringrazio tanto. Siamo in chiusura, sto guardando un attimino, sì, siamo in chiusura. Avvisi, visto che siamo si fa così giusto alla fine della messa di solito, no, vero? Vero, no? Prima della chiusura avvisi, e quindi giustamente. Allora, ci sono, appunto, dicevo, per il 19 e 21 di aprile le giornate Periferie Art Me, e quindi sono, grazie alla disponibilità di oltre 40... 19-21, pieno salone, fuori salone anche, perfetto. Siamo proprio fuori salone. Quindi... fuori dal centro. Ecco, qui potremmo dire anche una cosa. Noi dobbiamo cogliere l'opportunità anche del fuori salone. Il fuori salone l'anno scorso ha aperto l'Istituto Marchiondi. Dopodiché c'è stata l'apertura di 3 giorni e poi è chiusura degli 360. E si è continuato a chiudere. Ecco, per cui la logica del fare sistema più del progetto singolo è proprio quello di anche utilizzare le risorse che ci sono e dargli una continuità, perché noi di progetti a Milano ne abbiamo una barca. Oggi è la testimonianza vivente oggi di questa progettualità anche di lunghissimo respiro. Il tema è che non riusciamo a fare il sistema cittadino. E quindi la logica è proprio quella, anche le giornate Periferie Art Me le abbiamo proposte come possibilità per avere uno sguardo complessivo sulla città, la città periferica in particolare, ma anche utilizzando tutta una serie di beni che ci sono. Adesso si è unito anche il Museo Don Carlo Gnocchi nell'area, diciamo così, di San Siro, ma poi ci sono il Museo della Macchina da Scrivere. Citato solamente questi due, uno ormai di lunga data e uno invece più recente, magari meno conosciuto, che fanno parte proprio di una possibilità di conoscere la città attraverso delle strumentazioni che ci sono. 8 aprile e 10 aprile abbiamo 2 appuntamenti, invece uno per conoscere la città, il Centro Culturale di Milano alle ore 18 con il libro Storia degli Antichi, Storia e Storia degli Antichi Borghi Milanesi con Edo Brichetti al Centro Culturale di Milano. E invece il 10, legato alle giornate Periferie Art Me, prenderemo un settore che sono quelle delle chiese che hanno un'articolazione territoriale interessante, con il libro che ha realizzato anche Roberto Gariboldi, che è archivista della Certosa di Milano, Milano Arte e Storia in Periferia, dove narrerà una trentina di chiese, oratori che ci sono, con tante, con loro ricchezze, che fanno parte di questo patrimonio che è da conoscere, perché questo qui è il punto fondamentale. Perfetto, Walter, grazie mille. Allora, grazie davvero anche per oggi, grazie anche a Sor Monica e Sor Andrina, grazie davvero. Grazie. Portate saluti a tutta la scuola e tutto il personale, insomma, grazie anche per l'opera che state facendo, insomma, bel lavoro che fate da 150 tutti i anni. Da 150 anni, appunto, complimenti anche per la bella età che non si dimostra, quindi complimenti davvero. Grazie ancora anche a voi che ci avete seguito, noi torniamo fra 7 giorni ancora qui con Focus Periferie. Grazie mille, arrivederci, a presto.